Buongiorno e buon sabato. Benvenuti ad una nuova edizione dei 100 secondi, notizie flash per le chiese. Dal 3 al 10 febbraio 2018 ci sarà la Settimana della Famiglia e in occasione di questo programma speciale la Conferenza Generale ha preparato del materiale contenuto nel Plan Book 2018. La copia cartacea sarà disponibile tramite la libreria di chiesa. Nel volume troverete articoli di approfondimento su tematiche familiari. Potete scaricare la copia PDF anche dal sito internet famiglia.avventista.it. Ci sono aree del mondo nelle quali è pericoloso inviare un missionario o addirittura diventare cristiani. In luoghi del genere, gli unici mezzi per arrivare alla gente con il Vangelo sono le onde radio e internet. La Adventist World Radio continua a fare brillare la luce della verità nei luoghi più bui di questa terra. La vostra generosità porterà dei benefici anche a questi ministeri. Vediamo il servizio insieme. Mi chiamo Catherine e lavoro per Adventist World Radio a Nairobi, in Kenya. Molti pensano che la radio sia obsoleta e che bisogna seguire le nuove tecnologie. Ma la mia esperienza conferma che la radio è ancora un mezzo di comunicazione essenziale nel contesto keniano. Le distanze sono vaste, il paesaggio è molto accidentato e anche per i pastori locali è difficile spostarsi da un posto all'altro, dato che la maggior parte di essi non possiede un mezzo di trasporto, una moto, un'auto o una bicicletta. Perciò devono usare il trasporto pubblico, che in Kenya è inaffidabile. Quindi la radio rimane una componente fondamentale dell'evangelizzazione. L'analfabetismo è ancora diffuso nel paese. La TV trasmette in inglese e swahili. I giornali sono scritti in inglese e swahili. Ma la radio può parlare anche nella lingua della gente. Diamo notizie nei dialetti locali, predichiamo nei dialetti locali, trasmettiamo musica in questi vernacoli e così raggiungiamo un numero maggiore di persone di quanto potrebbe fare la televisione. Gestiamo 3 stazioni radio come chiesa e abbiamo capito che se avessimo di più potremmo fare di più. In un luogo come Kitui, che si trova nella parte orientale del Kenya e che solo alcuni anni fa era noi sconosciuto, ora sono nate da 8 a 10 chiese con circa 800 persone battezzate, ma vorremmo che ci fossero altri battesimi ancora. È un risultato che ci permette di vedere quanto la radio sia importante. In questo paese abbiamo alcuni gruppi di persone che non sono stati mai raggiunti o contattati, assolutamente. Pensiamo ai Pokot oppure ai Turkana. Si tratta di comunità piccolissime, alcune sono molto lontane, dove la chiesa non c'è, non è proprio presente. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui la VR possa effettivamente riuscire a fornirci il personale e i mezzi per registrare programmi nei loro dialetti e farli arrivare a queste persone, perché non hanno nessun'altra fonte di informazione. E sapete, sono persone che sarebbero pronte ad accettare il Vangelo proprio perché non sono esposte a nient'altro. La maggior parte dei nostri ascoltatori, una volta che abbiamo mostrato loro come sintonizzarsi sulla nostra emittente, non spostano più la manopola. Sanno che i contenuti trasmessi sono buoni. E penso che come Chiesa Cristiana Avventista abbiamo qualcosa da offrire. E se abbiamo qualcosa da offrire, la radio potrebbe essere il mezzo migliore per raggiungere molte persone. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Buon sabato a tutti!